Il gatto. Il gatto è un film basato sulla realtà, dove la realtà simula la finzione. È un film che osserva il percorso delle persone in un'aspettativa protratta al futuro, nella quale il futuro è un elemento assolutamente incognito, spesso contraddittorio sulla propria visione dell'immagine costruita prendendo elementi dall'ambiente, dalla pubblicità, dalla moda, in modo da poter ribaltare la percezione di quanto viene attualmente considerato come un percorso costruttivo, un percorso, un significato nella vita. A questa dimensione si contrappongono realtà quotidiane, piccoli momenti di magia, piccoli momenti di poesia. E in quei momenti la vita acquisisce un significato, acquista la consapevolezza di essere nel qui ed ora unici protagonisti della nostra realtà. In questo film il paradosso di una vita quotidiana si riflette negli avvenimenti, nei pensieri. Ogni persona si riflette in se stessa. In questo modo tutto diventa un flusso, tutto si trasforma continuamente in una immobilità, l'immobilità del nulla, l'immobilità del silenzio, un silenzio interiore, un silenzio di solitudine, un silenzio legato alla ricerca continua di un significato che si procrastina, un significato che non è mai attuale, che non è mai contestuale, che è sempre proiettato oltre. E in questa ricerca di significato emerge un fattore fondamentale, cioè il vivere in contrapposizione alla ricerca del significato, il vivere in contrapposizione alla ricerca della perfezione, il vivere in contrapposizione agli ideali. Un film estremamente profondo, perché è girato dalle stesse persone, dalla loro vita. La realtà del quotidiano, una realtà drammatica, dura, profonda, è una realtà che non lascia spazio all'interpretazione, che non lascia spazio al giudizio, perché la realtà è un fattore assolutamente immanente. E in questa realtà immanente, dove tutto è ciò che è, il giudizio non può più esserci. Esiste solo la percezione, la constatazione di quanto avviene, della trasformazione, come la ghiaia che viene trascinata da un fiume. Non può essere giudicata. È un elemento che viene mosso da forze che convergono verso una direzione. È una direzione potente, irrefrenabile, come la vita, dove veniamo trasportati in un flusso. E in questo flusso possiamo solo constatare essere presenti. E le nostre azioni, quello che accade, riflette il nostro movimento.
E questo movimento, come un sasso che scende, può essere in contrapposizione a un ideale che magari può essere immaginare di risalire la corrente, di ritornare all'origine. Questa è una rappresentazione, di molti aspetti della vita, di tutti noi. Bene. E il gatto riveste una funzione fondamentale in questo film, che non vi anticipo, non anticipo adesso. Verrà compresa, guardando il film. Ma nel gatto c'è il segreto. Il gatto.